Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buongiorno dalla redazione. Giovedì 11 dicembre, Hong Kong in apertura. Sono cominciate le operazioni di sgombero dell'ultimo presidio dei manifestanti pro-democrazia che da due mesi hanno dato vita all'occupazione delle strade del centro. Un deputato dell'opposizione ha negato il fallimento della protesta, sostenendo che il movimento ha portato ad un nuovo livello il progresso politico dell'ex colonia britannica. I manifestanti chiedono da due mesi maggiore democrazia in vista delle prossime elezioni presidenziali nel 2017. Cambiamo argomento, continuano le reazioni internazionali alla pubblicazione del rapporto sulle pratiche di interrogatorio della CIA ai detenuti accusati di terrorismo nel post 11 settembre. Per rappresaglie i jihadisti indicano obiettivi ben precisi da colpire, lo scrive SITE, il sito di monitoraggio dell'attività online dei gruppi dell'estremismo islamico. I messaggi web incitano i jihadisti ad usare nei confronti degli ostaggi dell'ISIS gli stessi metodi utilizzati dalla CIA. Intanto il carcere afghano di Bagram chiude per sempre i battenti. È stato uno dei simboli delle torture e degli abusi compiuti dagli americani durante la guerra del terrore. La notizia degli ultimi detenuti che hanno lasciato la prigione arriva l'indomani del rapporto del Senato sulle torture della CIA. La lotta all'ISIS, il governo del Kurdistan iracheno ha riferito che oltre 700 peshmerga curdi sono stati uccisi dall'inizio dell'offensiva dello Stato Islamico in Iraq. I combattenti rimasti feriti sono invece 3.564. Ma cambiamo argomento, ad un anno dall'elezione di Papa Francesco a personaggio dell'anno secondo Time, nel 2014 il riconoscimento è stato assegnato alle persone che lottano contro l'Ebola. Non le armi scintillanti combattono la guerra, ma il cuore degli eroi, cita la rivista, in prima linea quindi i medici, le infermiere e gli altri volontari impegnati ad assistere i malati in Africa occidentale. Hanno corso dei rischi e hanno insistito, fatto sacrifici e salvato delle vite, scrive il capo redattore della rivista Nancy Gibb per spiegare la scelta. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna alle 11 circa. Vi auguro una buona giornata.